Vorremmo il buon tempo, l'ho dato ai preti. Allora ci dia tanta terra, l'ho data ai padroni. Ci dia da lavorare, l'ho dato ai lavoratori. Ma allora noi che cosa ci resta? Non ci resterà mica... Una merda! Una bella merda! Poi arrivavano i suonatori con i violini e attaccavano i valzer alle mazurche, si ballava stretti stretti, tutti insieme! Cantare, danzare, suonare, coltivare, raccogliere, mungere, uccidere, morire, cantare, danzare, suonare, era... Venne la guerra del 15-18 e gli uomini restavano lassù sui monti con gli occhi chiusi sotto le pietre del caso, e quelli che tornavano non erano più quelli di prima. Quando non volevano andare all'attacco li decimavano, ne prendevano 10 a caso e li fucilavano tutti. C'era chi si sparava un braccio o una gamba per farsi ricoverare. Il duce aveva detto che le donne devono tenere in ordine la casa, vegliare sui figli e portare le corna. A questa battuta divertente aveva riso soltanto lui. Primo, la donna può essere licenziata se si sposa o se rimane incinta. Secondo, non ha possibilità di sviluppo di carriera. Terzo, non ha accesso a tutte le professioni. Quarto, non ha parità previdenziale. Quinto, non ha pari dignità all'interno della famiglia e nell'educazione dei figli. Sesto, basta agné a sé. Fredo diceva che la fame è figlia del male della notte. La fame ti toglie il respiro, ti buca la pancia, non ti fa pensare la fame. Potresti uccidere per la fame. Mamma, quando è che finisce la fame? Così posso guardare una farfalla senza aver voglia di mangiarla. Mamma, quando finisce la fame? C'era una ragazza che aveva due fratelli e li amava tutti e due allo stesso modo. Questi due ragazzi, che sono principi, si ammazzano tra di loro. Per il potere si ammazzano, come fanno gli uomini. Ne devono seppellire uno solo dei due ragazzi, l'altro no, l'altro ha sbagliato, lasciatelo sul campo. Ma sono tutti e due fratelli miei. Ma che legge è che seppellisce un uomo e lascia l'altro divorato dai cani? Chi a piedi, chi in bicicletta, tutte le donne si mettono sulla via bianca che porta al paese. Sembrano un fiume in piena. Ma dove andè, Doni? Mondovani. Andiamo a chiedere il pane in piazza, e non solo quello. E in piazza alla fine erano 1000 donne. Che 1000 donne insieme fan paura. Ma non avevano né armi né fucili. Cantavano, chiedevano pane, 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 pace, pane, pace. Pane, 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 pace! E siccome non smettevano di cantare e non piegavano la testa, sono arrivati i carabinieri e la polizia. C'è un tafferuglio! Pane, 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 pace, pane, pace! Se pronunci ancora la parola pane, ti arriva un calcio nella pancia da farti venire un tumore, così che il pane non lo mangi più! Pane, 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 pace! Oh, God, she is all the